in collaborazione con Amici di Como. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento speciale con Angoli. Ogni anno, alla fine del mese di maggio, da tutto il mondo i più grandi appassionati di motociclette e di auto d'epoca si ritrovano proprio qui al concorso d'eleganza Villa d'Este. E Villa d'Este insieme a Villa Erba diventano palcoscenico per ammirare queste straordinarie motociclette e queste meravigliose autovetture. Quindi seguiteci in questo contesto davvero unico dove eleganza, glamour e aristocrazia sono di casa. Il responsabile delle aste, l'auction manager di tutto ciò che accade appunto in Europa, in particolare qui nel concorso d'eleganza Villa d'Este per l'edizione 2017. Alle nostre spalle un'auto meravigliosa che sarà oggetto dell'asta, ce la racconta? Sì, no, questa macchina meravigliosa è un Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport, una quarta serie. Una macchina fatta negli anni 30 e dedicata al Grand Sport, come il suo nome lo dice, cioè anche le gare come la Mille Miglia, ed è una sua sorella, ha vinto la Mille Miglia all'epoca. Una macchina che ha avuto una storia continua e conosciuta sin dall'inizio, venduta nuova in Svizzera, rimasta quasi tutta la sua vita in Svizzera, poi è venuta in Francia e ci arriva dalla Francia pronta ad essere venduta. Agostin, qual è la base d'asta di una macchina così straordinaria? È una macchina così ormai vale tra 2 milioni e 2 e 2 milioni e 6 di euro. Una macchina che per noi è assolutamente nei criteri del mercato, ovvero un restauro perfetto, ha tutti i numeri originali, il motore originale, eccetera, eccetera. È una macchina che è molto molto piacevole da guidare ancora oggi nella circolazione attuali, e io mi sognerei di fare la Mille Miglia con questa macchina, sinceramente. E a proposito di restauro perfetto, quanto è importante tenere in ottime condizioni e quanto impegno, quanto denaro anche per tenerla in questo modo? Infatti il restauro delle macchine è sempre, ormai più andiamo avanti più è un criterio molto importante, è un criterio dove non ci vuole un risparmio, perché più uno spende per restaurare bene la macchina con i criteri dell'epoca, più la macchina mantiene il valore. C'è un altro criterio che è anche conservare l'originalità della macchina, perché ci sono altre macchine che sono ancora con la vernice originale, con tutti i componenti originali, che anche hanno il loro valore e che non bisogna restaurare, quindi bisogna trovare il compromesso tra tutti e due. C'è più amore o più curiosità per queste opere d'arte, perché di fatto tale stanno diventando? Sì, no, ormai il mercato si è un po' separato, va molto sulle macchine dette modern classic, cioè come dietro di me c'è una Porsche 918, c'è una LaFerrari, c'è una McLaren P1 GTR, o va verso le anteguerra che hanno questo fascino degli anni 30, che sono comunque molto guidabili, molto facili da guidare e molto utilizzabili. Di fatto c'è un principio di continuità tra quello che c'è stato prima e quello che verrà, ispirandosi a queste meravigliose auto? E infatti anche l'Alfa Romeo stessa ha riutilizzato poi negli anni 70 e ancora di recente la denominazione 1750, che viene da questa macchina. L'abbiamo vista sul Coupé GT negli anni 70 e poi l'abbiamo visto di nuovo sulle Giulia a motore iniezione diretta, che è 1750 GDI,
e che ormai questa denominazione 1650 è molto legata all'Alfa. Agostino ci ha parlato del valore di questa auto che domani sarà messa all'asta, ma ce ne sono moltissime altre, quindi qual è il valore complessivo, insomma, di tutte le auto che verranno proposte in questa asta? Beh, qui l'asta di Villa d'Este è un'asta molto di boutique, no? È un'asta più piccola delle aste che facciamo, al solito organizziamo delle aste di 80-100 macchine, in questo caso è un'asta molto più ridotta di 46 macchine più una ventina di motociclette di altissima qualità. Complessivamente abbiamo una stima del 52 milioni di euro e vediamo, speriamo di vendere tutto. Insomma, che pubblico ci sarà domani? Che cosa vi aspettate? Qui un pubblico molto molto internazionale grazie al concorso d'eleganza della Villa d'Este con il quale collaboriamo. Poi siamo in un periodo in cui tutti i collezionisti del mondo sono in Italia o in zona, direi, perché la settimana scorsa c'era la Mille Miglia, questa settimana il concorso d'eleganza, domani c'è il Gran Premio di Monte Carlo o dopodomani, quindi la gente, gli appassionati sono tutti qua tra, direi, Brescia e Monte Carlo, incluso di Cernobbio ovviamente, quindi è un pubblico molto molto internazionale. Ho visto già tantissimi americani, ho visto dei russi, ho visto della gente che arriva dalla Cina, dalla Corea. Quindi qua è molto molto interessante, cosmopolita e speriamo che avranno piacere a vedere queste macchine andare all'asta bene. Quindi eleganza, aristocrazia e sempre grande amore per la velocità. Sì, qui Villa d'Este e Villa Erba sono dei posti di glamour assoluto, di eleganza, di piacere della vita anche. Cioè, la cosa più bella sarebbe avere una Maserati Vignale come questa, guidarla, parcheggiarla a Cernobbio e salire su un Riva che abbiamo anche in vendita e andare a fare un giro sul lago, no? Questa è la cosa bella. E dalle auto classiche invece passiamo alle super sportive con una Ferrari in sfida con una McLaren. Entrambe superano abbondantemente i 300 km orari ed entrambe superano abbondantemente il valore di 3 milioni di euro. Sfogliando il catalogo di queste straordinarie automobili d'epoca, scopriamo che la Ferrari 1970 alle mie spalle è stata presumibilmente venduta nuova alla principessa Shams Pahlavi dell'Iran. E se possono impressionare le cifre straordinarie necessarie per acquistare queste meravigliose auto d'epoca, beh, non è molto differente neppure la cifra necessaria per acquistare una motocicletta d'epoca. Alle mie spalle Moby Dick del 1928, la motocicletta più veloce per la sua epoca. Beh, ci vogliono circa 700.000 euro per acquistarla, quasi il valore di una villa. Prima volta ho sentito da un amico che c'era questa manifestazione, allora ho detto, ma hai visto che poi il posto è molto bello, l'occasione, e poi gireremo un po' per il lago. Quindi curiosità o anche passione per queste straordinarie autovetture e motocicli?
Sì, sì, soprattutto per le autovetture. Sono sempre state così un mio desiderio che in pratica non ho mai potuto realizzare perché i costi sono troppo elevati a questo livello. Vabbè, pazienza. La sua preferita tra tutte le presenti? La preferita è sicuramente questa, il Ferrari Spider, che era del 1965. Io una volta ero un ragazzino, quindi vedevo ogni tanto passare macchine di questo genere, che erano rarissime anche allora. Adesso poi sono diventate un oggetto di culto, mi pare, no? È la prima volta, seguivo l'evento già da tempo e quest'anno finalmente sono riuscito a visitarlo. Curiosità, passione o cos'altro? Passione assolutamente sì per le auto. Per le auto ma anche per i motocicli? Certo, anche per i motocicli, motori in generale. C'è un modello in particolare che ti ha affascinato? Sì, c'è la Bugatti all'ingresso del 1935, bellissima. E per le invece motociclette? Motociclette non le ho ancora guardate bene, ma adesso gli darò un occhio. From Munich in Germany. Sono molto appassionato, questo è il primo punto, ma lavoro anche nelle auto classiche. Direi entrambe passione e lavoro. La line-up è grandiosa, c'è un po' di tutto, dalle grandi auto del passato alle supercar. Una grande varietà, adoro venire qui e vedere queste auto. Qual è la tua preferita? Ma direi questa Countach. Soltanto per qualche istante, tra pochissimo torniamo al concorso d'eleganza Villa d'Este edizione 2017. In collaborazione con Amici di Como. In collaborazione con Amici di Como. E siamo di nuovo al concorso d'eleganza Villa d'Este edizione 2017. Continuiamo la nostra avventura tra motociclette e auto d'epoca. San Francisco. The car is a very rare car. It's one of 10 remaining. È una macchina molto rara, è una delle ultime 10 rimaste al mondo, è del 1932. Dopodomani faremo un giro da 2000 km. Andiamo. Off we go. Il concorso d'eleganza Villa d'Este, l'evento mondiale più esclusivo e ricco di tradizione dedicato alle auto e alle moto d'epoca. La lunga tradizione dell'evento ha inizio nel 1929, quando a Cernobbio è stata organizzata per la prima volta una mostra delle novità del settore automobilistico, la Coppa d'Oro Villa d'Este. Ne è seguita una storia decennale, ricca di eventi. Il motto del Classic Weekend di quest'anno è Around the World in 18 Days, Voyage Through an Era of Records, e si ispira all'epoca del XIX secolo, quando il mondo stava diventando sempre più dinamico. Prima che fosse inventata l'automobile, i primi avventurieri avevano già concluso con successo il giro del mondo con altri mezzi di trasporto, come il treno e la nave a vapore. L'idea del concorso d'eleganza Villa d'Este e l'esposizione dei veicoli abbracciano una straordinaria combinazione di tradizione e di visionarietà,
A questo contribuisce anche la categoria in concorso Concept Cars e Prototipi, che non ha pari in nessun altro evento classico del mondo, dove si possono ammirare vetture che nascono dalla passione creativa e dall'orientamento futuristico dei più famosi designer del presente. E a coronamento dell'esposizione di vetture storiche e delle epoche che rappresentano, trovano ampio spazio le espressioni del design di domani. I premi del concorso d'eleganza design saranno assegnati in base al voto del pubblico. Il fascino unico del concorso d'eleganza Villa d'Este nasce dalla combinazione insolita tra ricercati veicoli d'epoca su due e quattro ruote e la presentazione di moderni prototipi e concept car. Protagoniste sono vetture rare e ricercate di diverse epoche. 51 vetture di straordinaria classe con una storia affascinante divise in 8 categorie si contendono i favori della giuria e del pubblico. Tra le moto a competere sono 40 esemplari fuori serie di 5 categorie. Le varie classi in concorso definiscono aree tematiche offrendo uno sguardo retrospettivo sulla storia della costruzione dei veicoli. It's my first time here in Lake Como and first time at Villa d'Este. È la prima volta a Como e a Villa d'Este. Stavo cercando di pensare a qualcosa di divertente da dire, ma in realtà è così meraviglioso. Tutto è meglio di come l'avevo immaginato. Romantico, mozzafiato. Lo amo. Non ci potrebbe essere nulla di meglio che stare in un posto come questo e avere auto classiche. Ho sempre amato le auto classiche nella mia vita, ho sempre amato il design delle auto, mi emozionano. Amo la qualità del design, lo spirito dietro questa energia, è qualcosa di speciale, grande libertà e uso dell'immaginazione, molto emozionante. The spirit behind it, the energy, it's something very special, there's a great freedom and use of imagination that I find it very exciting. Well, it's exciting. I mean, I'm the first female. È eccitante. Sono il primo giudice donna, quindi yeah! Sono molto orgogliosa di questo e spero ci saranno altri giudici donna, perché abbiamo bisogno di essere rappresentate. Amiamo le auto e il design. Esistono donne designer e pilota. All'inizio c'erano tante donne, intrepide e avventurose, che prendevano auto in giro per il mondo e correvano. All'inizio era così, poi è successo qualcosa nel mezzo, non so cosa. Ma ora stiamo tornando, quindi è eccitante essere giudici qui. Sono onorata, sto imparando molto, ci sono giudici davvero preparati. Ogni minuto è come essere a scuola. Something happened in between, I don't know what, but we're getting back there now. So it's exciting to be a judge here. I'm very honored. I'm learning a great deal. There are some very, very, very knowledgeable judges here. So every minute is like being at school. There are many things that you look for. There's a beauty and there's an elegance of Ci sono tante cose che cerchi in un'auto, bellezza, eleganza nelle proporzioni, innovazione, qualcosa che non hai mai visto prima, capolavori di carrozzeria, cura nel dettaglio, motore, tanti elementi, non solo funzione e forma, qualcos'altro che ti fa sognare. The design of the engine, the way it's put in, you know, there are so many things that it's not just function and form, you know, there is something else that makes you dream. Grazie mille, mi sto davvero godendo questi giorni e tornerò sicuramente.
Ladies and gentlemen, our journey around the world is now slowly coming to an end. The winner of the Trofeo BMW Group, Best of Show by the jury, is the Alfa Romeo Giulietta SS prototipo, entered by Corrado Lopresto. The trofeo for you. Mattatrice del concorso d'eleganza Villa d'Este 2017, organizzato da BMW Group Classic, è stata un'automobile italiana. La splendida Alfa Romeo Giulietta SS prototipo è stata nominata ieri Best of Show, ossia l'auto più bella secondo la giuria di qualità. Non solo, la stessa vettura sabato aveva vinto anche il premio assegnato ogni anno dal pubblico. Nacque dalla matita del brillante designer Franco Scaglione e domenica sera ha vinto il trofeo BMW Group, la più bella del concorso, nominata dal presidente della giuria Lorenzo Ramacciotti. Il premio, riservato ai prototipi e alle concept cars, ossia le auto del futuro, è andato alla Renault Trésor. Grazie all'eleganza, all'atmosfera incomparabile, all'unicità dei protagonisti, le tre giornate dedicate al Classic Weekend guadagnano di diritto un posto speciale all'interno dei concorsi dedicati alle motociclette e alle auto d'epoca. E proprio nel weekend nel quale si è corso anche il Gran Premio di Monaco, il bel mondo si è diviso tra il Principato di Monaco, Monte Carlo e Cernobbio per seguire questi due straordinari eventi dove McLaren, Porsche, Ferrari, Lamborghini sono stati assolutamente protagoniste di una velocità senza tempo. Per questo speciale di Angoli è davvero tutto, grazie come sempre per avermi seguita e la linea passa ai colleghi dell'informazione. In collaborazione con Amici di Como.